La lussuria medievale, seconda o terza parte. Gli spettacoli drammatici che spesso si teneva all'aperto a Parigi, ad esempio, su palchi improvvisati in piazza Maubert, che comprendeva tre parti. Prima una sortie, un'uscita, rassegna satirica dell'attualità con gli attori vestiti da sots, con berretto a recce da vedel. Dopo una rappresentazione morale e finalmente par finir in allegria una farsa. Sta ultima gli aveva lo scopo di svagare gli spettatori dopo lo spettacolo a carattere morale. Era una caricatura del costume spinta all'eccesso. E il gran medievalista Gustav Schoen l'ha messo dentro una raccolta di 53 farse, costata e basata sull'oscenità e sulla scatologia, ma queste, pur superate manifestazioni dello spirito salace e licenzioso, non le va mia trascure. Ecco qualche esempio di licenziosità che genera aiosa, genera camassa. Nella farsa di Tabarin Tabaras, la malmaritata Tabarin si lamenta della testa del Mario. Oh maledetta testa di ferro, testa permalosa, testa lunatica e piena dei vapori. E il malmaritato Tabaras se lagna del culo della moglie. Culo rotondo d'indecentissima misura. Crepaccio pieno di sozzure. Il dice che ha anche massa, le stufo a sé del culo e della culeria e del buco e della gruperia, baruffando e appastrofandosi. A testa, a culo! E gli si presenta a riconciliarsi. Tribuli, message. E il dialogo si appesantisce al punto che l'autore nel finale e domanda: scusa per un lavoro un bien petit gras, un pochino greve, un pochino grasso, diria me. La farsa di una femmina, la farsa di un femme, di un fa, di un femme a qui son voisin belle en Christoire. Le molto anima Frigalete, il cui marito Trubert Chagrinat, non procura nessun piacere, non vuole mai fare il suo dovere, dice lei, e la fa finta di essere malata e di aver bisogno del dottor Dublé, che è innamorato di lei. Dublé e arriva nel momento in cui il dottore le somministra un clistere alla moda de Barbaria, cui il dottore, contenente acqua de vie, qui soutien vie, e le prende a bastonate. La farsa del Ramoner de Chemines mette in scena uno spazzacamino che va sbraiando per le strade. Spazzè il vostro camin, spazzelo, zoene done. L'aiutante l'imbarca in una conversazione sull'arte di spazzare il camin. De una dona, uno intende la cosa sessualmente, l'altro che risponde in senso letterale. E si vanta di riuscire a spazzarsi dei cammini in una sola giornata. Ma compare su moglie e la si mette a sbraiare. Non spazza più, è come un butin appena nato. Poi si lamenta che a 3 mesi non si occupa più del suo cammin.
che prima era spazzato abitualmente tutti i giorni, ben 5 volte così. Lo spazzacamini si giustifica. E no, che fumo che non si sta stanchi di spazzare per così lungo tempo la mia pertica sammoscia. Il dialogo a doppio senso è ancora più scabroso nella farsa delle femmine che font rembourrer l'erba. Dodone, sessualmente insoddisfatte, le parte all'avventura dicendosi l'una con l'altra: da massa tempo vivemo senza solazzo, che mo da sbrigarsela, se no a far imbottire le nostre calze. Incontra Espoir de Milieu, che si fa in dopo a raccontentarle, ciascuna la che parla della sua calza come se si trattasse di una calzatura, ed egli risponde come ciabattino. E la prima la che dice: Sior, è il cuoio le tenerello, ficcateci il bastone di misura de Millet, il mio bastone è piccolin. E la prima ribatte: che sia grosso quanto serve, de Millet, e ben appuntito davanti, ma dopo il manico le grosso. E Spoar dal canto suo esamina la calza della seconda donna, non resta che imbottirla, che stoppa volio figar che drento. Quando la calza resta imbottita, gli manda: questo spacco va cusio. È facile indovinare i gesti e la mimica delle compagnie che interpretavano questo genere di farse. Grazie, al prossimo, che sarà intitolato L'erologia cortese di Andrea Capellano.